Buonasera amici di A Tutta Wisp, siamo a Villa Sore, campo sportivo Ignazio Ru, per una gara del campionato amatori over 43. Noi abbiamo deciso oggi, assieme alla società Futura 2000 Villa Sore, di raccontare una storia importante, e ci piace raccontarla perché? Perché c'è una persona che siamo contenti che possa raccontarla, perché poteva anche andare diversamente. Quindi ci sono due persone che hanno contribuito a far sì che questo potesse accadere. Michele della Futura 2000 Villa Sor, possiamo dirlo che è bello oggi raccontarlo. Diciamo di sì che sono contentissimo di poterlo raccontare qui davanti a te perché comunque è stata un'esperienza difficilmente che riuscirò a dimenticare questa brutta esperienza, ma grazie a Dio con l'aiuto dei due signori qui presenti al mio fianco tutto questo è possibile perché sono intervenuti tempestivamente e mi hanno dato nuovamente la speranza, non soltanto a me, anche alla mia famiglia, di poter continuare su questa terra e continuare a tifare e a sperare per il calcio. Michele, diciamo sempre o pensiamo sempre che possa capitare agli altri. Infatti, giustamente avete detto una cosa giusta, pensiamo sempre che siamo invincibili, niente ci può fermare, niente, però purtroppo non è così. Da un momento all'altro tutto ci può succedere, ci può capitare, anche uscendo da casa, anche facendo un gradino, mettendo male un piede, qualsiasi cosa. Però in questo caso, come è successo a me, una cosa che mi sento di... Non dico di consigliare, ma di fare un po' tutti, se vi dovesse capitare una cosa così, non abbiate paura di intervenire perché ogni attimo che perdete è una speranza di vita che se ne va per quella persona che ha subito in quel momento quell'infarto, quell'arresto cardiaco. Perciò consiglio a tutti di intervenire e non abbiate paura di intervenire, fatelo con decisione. E chi non ha avuto paura di intervenire è qua presente con noi. Sì, salve a tutti, sono Marco Moccolini, molti mi conoscono. Della società Di Mandas. ne manda signor Manda Sì. dove 43 e vicino a te c'è Mauro. Melis. E sono il custode del campo sportivo San Biagio. Quindi conosci Sì, Michele benissimo, benissimo, conosco più, tutti. non dico più di chiunque altro, ma lo conosci È proprio per benissimo. quello. Marco, Sì, proprio mi volevo allacciare al discorso di Michele, proprio il fatto dell'intervento è molto importante. Io ho avuto modo in questa occasione di parlare con un cardiologo del Brozzo che mi diceva che proprio l'intervento tempestivo è la cosa più importante. Diciamo che ogni minuto che passa la persona perde il 10% di vita. Dopo 10 minuti c'ha zero possibilità di vita. Quindi chiunque ha fatto il corso non deve avere paura, deve provare, deve mettersi e pian piano fare le cose che ha imparato durante il corso e continuare, perché meglio fare qualcosa che non fare nulla e vedere la persona che muore alla fine. Marco, in quegli attimi hai pensato, non ce la faccio. Eh sì, ho pensato a tante cose, ho pensato alla mia famiglia, alla sua famiglia, a tutto, però non potevo rimanere senza fare nulla. Due o tre volte ci ha fatto spaventare di brutto, pensavamo che eravamo, però non vedevamo l'ora che arrivava il 118, però nel frattempo no, non abbiamo mollato Non nulla, siamo poi dopo ci siamo dati il cambio, uno faceva una cosa, uno un'altra, però abbiamo continuato fino alla fine. Perché lui comunque ogni tanto rispondeva e quindi l'importante era quello, tenerlo in vita per poi aspettare i sanitari. Mauro, anche tu quando hai partecipato, cioè non stavi lì a pensare un amico, è uno che No, 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 conosco, no, 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 è per chiunque. cioè cosa ti passa per la mente lì in No, quegli io, istanti, ma io, oltre alla paura? no, non ho paura per niente. Mi è capitato altre volte con altre persone, non proprio così come Michele, mi butto perché Ma è un riesco a farlo e istinto lo faccio. che uno ha oppure è una cosa No, io ragionata? dico per chi fa questo corso. Devono avere la voglia di farlo e farlo bene, Sicuramente. sicuramente, perché c'è molta gente che lo prende proprio sotto mano.
Ma lo fanno solo per fare. Lo fanno solamente per dire io riesco a usare il defibrillatore. Non è così. Il defibrillatore è una cosa molto importante per il paziente e anche per noi. Perché se non ti sai muovere, metti in pericolo la persona e anche te stesso. E non sempre serve il defibrillatore. Non sempre serve. A Michele non gli è servito. A Michele, quando è arrivato il 118, gli ha dato una piccola scossa solo. Solo la prima scossa, una piccola scossa, perché era già attivo, il cuore era già attivo, era ancora attivo. Perché Michele faceva, si svegliava il cuore e si addormentava, perché non sapevamo che cos'era, perché lui respirava, nel momento in cui respirava noi ci fermavamo, però poi dopo si bloccava nuovamente e quindi riprendevamo nuovamente il massaggio cardiaco, tutto quello che c'era da fare. Però per quelli che fanno il corso devono essere proprio freddi e devono saperlo fare. Sì, devono farlo. Devono farlo. Quindi no? Marco, possiamo dire di far passare questo messaggio, che poi anche è naturale, cioè certe volte si pensa, no, che tutto questo possa essere una roba in più, possa essere una cosa che non serve perché magari non capiterà mai a noi, la solita burocrazia anche nel mondo del calcio. Invece, siccome può capitare, seguiamo i corsi di formazione. Sì, mettiamoli in atto, non abbiamo paura, dobbiamo intervenire. Pian piano bisogna intervenire. Poi vedi, io ero all'inizio ero da solo, avevo paura da solo, poi è arrivato lui, siamo fatto coraggio in due e quindi abbiamo iniziato. Ma è brutto sentire uno che c'ha un corso e rimanere lì e non fare nulla, è una persona per terra che sta morendo. No, bisogna aiutare, bisogna avere quel coraggio di aiutare. Quindi non solo il VLSD, ma anche il primo soccorso. Certo, è importantissimo. La dottoressa diceva che i primi istanti sono quelli più importanti della vita. Quindi bisogna farlo per forza. E poi qua viviamo un mondo civile, le ambulanze stanno da tutte le parti, ci mettono un attimo a arrivare, quindi iniziamo a aiutare, che poi dopo. Ascoltate, una volta che Michele è stato portato poi via, ovviamente non avete avuto più notizie nell'immediato. Quando avete saputo che insomma avevano sciolto la prognosi? La mattina lo so, ho sentito. Sì, però fine. Magari la prognosi non era sciolta. Una volta sciolta la prognosi è una liberazione, no? Non solo per Michele e i familiari, ma anche per tutti quelli che lo conoscevano e che lo conoscono. Che sensazione, che emozione avete avuto? Guarda, dopo che abbiamo sentito che la cosa stava andando bene, un'emozione indescrivibile, perché non lo so, non lo sai come spiegare. Salvare una vita a una persona, non saprei proprio cosa dirti. Comunque per 3-4 giorni sembrava che camminavo nelle nuvole, un senso di leggerezza incredibile. Uguale identico. Non mi riuscivo a capire per quale motivo. Io non peraltro, perché un paio di mesi prima e mi è morta proprio sotto le mani una mia amica. Non ho potuto fare niente, gli si è spaccato il cuore e non potevo fare niente, un massaggio cardio, c'era il medico, abbiamo fatto il possibile, però non c'era niente da fare, non dava nessun senso. E anche col defibrillatore, il defibrillatore mi diceva di non dargli neanche la scossa, perché non c'era niente da fare. Infatti poi dopo, alla fine, quando è arrivato il 118, però con Michele ancora di più, perché con Michele quando ho sentito che stava respirando e l'hanno preso, sono restato 3 giorni proprio là. Infatti gli ho detto anche a Michele, non sei venuto a casa, non ce la facevo, ho cercato di passare anche vicino a casa sua, però tornavo indietro, era talmente grande l'emozione che non... Infatti ci siamo incontrati in una parafarmacia. Marco, qui avviene, insomma, svegliamo la sorpresa poi alla fine, perché la Futura 2000 ha deciso comunque sia di ringraziare il signor Mandas, te in particolare, come gesto, no, di ringraziamento. Ora è un gesto simbolico che loro hanno scelto, niente può ripagare ovviamente il premio. Il fatto nostro che è qui. Michele è qui con noi, il sorride, è qui, la sua e famiglia, scherza la sua con famiglia, noi per quello che è successo. La moglie e i figli gioiranno di questa cosa, però volevano ringraziarti in questo modo. Quindi adesso al centro del campo ti consegneranno un qualcosa. Grazie, che grazie. È un ringraziamento grazie per mille, quello che è successo. Grazie a tutti. Va bene, allora
Al volo chiediamo anche al responsabile della struttura di attività, del settore di attività calcio della WISP di Cagliari, che oggi è nelle vesti anche di direttore di gara di questa partita, di mettere un cappello a questo racconto, a questa storia, una bella storia. Una bella storia con un lieto fine. Sì. Bella storia perché è a lieto fine. Un lieto fine. Io non ho altro che ringraziare Moccolini per il gesto, ringraziare chi si è prodigato, Mauro, chi si è poi, oltre Mauro e altre persone che si sono prodigate per salvare una vita, che è la cosa più importante, che non ha né prezzo niente, è la cosa oggi, cioè è la cosa più importante. Perciò come responsabile di struttura di attività calcio WISP di Cagliari ringrazio appunto chi ha salvato la vita. Questo è un gesto indimenticabile. Giovanni, chiudiamo con un appello. Qualcuno pensa ancora che fare le visite mediche sia una rottura di scatole. Sfattiamo questa cosa. Guarda, Pietro, questa, appunto questa domanda che tu mi hai fatto cade a pennello, perché noi, specialmente io come responsabile, mi sto adoperando per sensibilizzare i presidenti e anche in comune accordo ci stiamo proprio prodigando perché e sensibilizzare i giocatori a questo, perché molti sembra che è una cosa quasi banale, che di fatto non lo è, perché tutti dobbiamo essere a posto con la visita, aggiungo io, agonistica, perché senza la visita agonistica sportiva non si può fare attività. Perciò le squadre si stanno sensibilizzando, noi come struttura di attività stiamo collaborando per questo e ci stiamo riuscendo. Diciamo che da qui a poco tempo riusciremo, che tutte le società sono sensibilizzate, i giocatori hanno la visita medica agonistica prima dell'attività. Allora, con questo appello noi ringraziamo i nostri amici e dalla redazione di A Tutta WISP un arrivederci, a presto. Grazie. Ciao a tutti. Facciamo gli onori? Mauro, non si fa parte!